Grazie a casa, 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 a cas
Thank you.
Grazie.
all'inizio dell'anima vostra per confessare faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il vostro cuore di beatificante tenerezza. E noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da qua giù, a gustare il Dio solo, dell'incanto delle creature. Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre cose, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le vostre labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi, come già il suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. E noi invochiamo la nostra madre, noi prendiamo come Giovanni per vita forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, quali hanno un pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alle oppressioni dei giusti e dei deboli. E noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro celeste lume e dalla vostra dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra parte. Noi crediamo, infine, che nella gloria come voi regnate, vestita di sole e coronata di stelle, voi siete, dopo Gesù, la gioia e la benedizione di tutti gli angeli e di tutti i santi. E noi, da questa terra, ove passiamo per le grigie, sconfortati dalla fede e dalla futura resurrezione, guardiamo verso di voi, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza.